Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Siamo arrivati al numero 17, se vi siete persi tutti gli altri mi raccomando vi lascio cliccando sulla i a destra tutti gli altri video. Oggi vi mostro tutte cose vegane, quindi iniziamo subito dalla colazione perché ho deciso di prepararmi un French toast vegan. Come sapete il French toast è fatto con l'uovo, però io sostituirò l'uovo con un cucchiaio di semi di lino e una tazzina da caffè di latte di cocco. Potete utilizzare anche il latte di soia, il latte di mandorla, il latte di avena, il latte di riso, quello che avete. E infine vado ad aggiungerci mezza banana matura. Frullo il tutto e questo ci servirà per condire il nostro pane. Utilizzo il pane invece che il toast perché il toast si ammollava troppo. Metto il composto all'interno di una teglia abbastanza grande perché poi ci andrò a immergere il pane, che faccio leggermente abbrustolire su una teglia. Quindi immergo il pane all'interno del composto e vado a mettere il tutto all'interno del forno. Applico il grill e quindi il mio pane è pronto, è bello croccante. E sopra ci vado a mettere sopra la marmellata di pesca e qualche pezzettino di frutta, in questo caso sempre pesca, ma potreste utilizzare quello che più vi piace. Il mio French toast è pronto, ovviamente non può mancare un po' di zucchero a velo, è veramente buono, ovviamente non l'ho mangiato tutto io perché era veramente grande, io ne ho mangiato giusto un pezzettino, ma ve lo consiglio, provatelo assolutamente. Invece oggi ho deciso di preparare questi panzerotti ai legumi di ceci e lenticchie. Anche questo prodotto è completamente vegan, vegetariano, lo potete trovare al Despar. Allora metto in una pentola un po' di olio e faccio soffriggere un po' di cipolla, dopodiché ci vado a mettere all'interno i funghi tagliati e lavati e due cucchiai di salsa di pomodoro. Quindi questo sarà il mio condimento per questi panzerotti. Velocissimo da fare questo pranzetto. Lo faccio cuocere un pochettino per circa una mezz'oretta con coperchio e nel frattempo faccio bollire l'acqua e ci verso all'interno i miei panzerotti. Si cuociono in maniera molto veloce, infatti bastano proprio 2 minuti, dopodiché li passo con un po' d'acqua di cottura all'interno del sughetto e il mio pranzetto è pronto. Era la prima volta che li assaggiavo e devo dire la verità, mi sono innamorata perché sono davvero deliziosi. Quest'oggi come snack ho deciso di mangiare della frutta, però ricoperta di yogurt alla soia. Questo yogurt è della Valsoia. Ho preso delle fragole, le ho immerse all'interno dello yogurt, le ho messe su un piattino con carta forno e poi le ho messe un pochettino nel freezer così che lo yogurt si potesse un attimino solidificare. E questo è stato il mio snack. Ovviamente ho utilizzato le fragole, ma voi potete utilizzare tutta la frutta che volete. È davvero uno snack goloso, ma soprattutto sano. E infine per cena invece ho deciso di preparare questa frittata vegana fatta con la farina di ceci. Anche questa era la prima volta che la facevo e vi devo dire la verità, mi sono innamorata. Prima di tutto ho preso una pentola dove ci ho messo all'interno le zucchine tagliate a rondelle, ci ho messo un po' di olio e le ho messe sul fuoco a far cuocere. Nel frattempo prepariamo la nostra frittata. Circa 100 g di farina di ceci, poi ci ho messo all'interno delle erbette che ho trovato all'interno della scatola e circa 200 ml di acqua. Poi vi dovete regolare un pochettino voi perché il composto deve essere fluido come vedete nel video. Un pizzico, veramente un mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio con 2 cucchiaini di limone per farlo agire e questo ci servirà come lievito. Lo vado a inserire all'interno del composto e adesso non ci rimane che mettere il nostro composto all'interno delle zucchine che nel frattempo stanno cuocendo.
Quindi dovete cuocere il tutto come se fosse una vera e propria frittata, quindi la fate cuocere prima da un lato con il coperchio e poi la girate e la lasciate cuocere anche dall'altro lato. Questa frittata vegan di zucchine è deliziosa, vi straconsiglio di provarla. È venuta morbidissima grazie all'utilizzo del bicarbonato e del limone. Vi sconsiglio di utilizzare il lievito perché si sente anche il bicarbonato se esagerate, quindi mi raccomando una puntina ed è venuta davvero deliziosa. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti like così continuerò a fare altri video What I Eat in a Day. Io vi mando un bacio e alla prossima, ciao! Thank you.